In Italia il numero delle persone che hanno un serio problema di fluidità e coagulazione del sangue si aggira intorno alle 650.000 unità. Questi pazienti a forte rischio trombotico ed emorragico necessitano di una terapia oculata e continui controlli. L'arrivo della malattia SARS-CoV-2 con i suoi rischi di microtromboembolie e in alcuni casi la stessa vaccinazione, in primis il caso AstraZeneca, ha messo in primo piano questi meccanismi delicatissimi del nostro sangue. Nell'intento di fare chiarezza, abbiamo invitato a Medicina Amica, martedì 1 febbraio in diretta alle ore 21, uno dei massimi esperti del settore, la dottoressa Sofì Testa, direttore del Centro Emostasi e Trombosi dell'AST di Cremona e presidente nazionale della Federazione Centri per la Diagnosi delle Trombosi.